video sui piercing richiesto da una ragazza, Sofia mi sembra, se non sbaglio. Allora, cosa ne penso dei piercing? Sarà un video molto breve perché ho poche cose da dire. Io non ho i piercing addosso, non me li faccio perché non mi piacciono personalmente, ma non ho niente contro chi se li fa, insomma. Anche chi si fa i tatuaggi, chi... non ho niente contro nessuno, ognuno nella propria vita e sulla propria pelle, sul proprio fisico può fare quello che vuole. Su di me i piercing non me li voglio mettere, non mi piacciono. Su altre persone magari stanno anche bene. Cioè, io avevo delle ex amiche o anche degli ex migliori amici, ex amici, insomma, anche compagni di scuola, di classe in generale, che avevano dei piercing magari sul sopracciglio o sulle labbra. Sull'ombelico d'estate andavi magari al mare, vedevi anche non solo delle persone che conoscevo io, ma anche in generale si vedono delle persone, delle ragazze sia giovani che 30-40 anni, comunque sono ancora giovani, quell'età lì sono ancora giovani, persone che hanno tatuaggi, che hanno piercing. Ecco, io se dovessi scegliere tra farmi un tatuaggio o un piercing, sceglierei un tatuaggio. Ho voluto rispondere a questa richiesta e allora sono qui a fare questo video. Comunque non, magari avrei patito le pene dell'inferno a mettermi il piercing. Avrei sofferto, magari mi sarebbe piaciuto, magari no. Non lo saprò mai perché non me li faccio. Non ho intenzione di farmi nessun piercing né adesso né nel futuro, non penso. Di cambiare idea non penso. Rimarrà così la mia idea. Però qualche, magari qualche ragazza, qualche ragazzo che ha un piercing sul sopracciglio, anche nel naso c'è il piercing. Magari la stellina qua, ecco, una stellina qua piccolina sarebbe anche carina, o da una parte o dall'altra del naso, ma c'è anche quello che passa da narice a narice. Ce ne sono tantissimi diversi, tipi diversi di piercing, un casino. Se voi ne sapete sicuramente più di me, commentate se avete piercing, se avete anche tatuaggi, visto che si parlava di tatuaggi prima. E ho unito queste due cose, piercing e tatuaggi, in un solo video. Io appunto non ne so niente. Perché non li ho mai fatti né uno né l'altro. I piercing, ve l'ho già detto, non li farei mai perché non mi piacciono. Però ne vedo tante di ragazze della mia età o anche più giovani, più piccole, insomma, che hanno piercing ovunque e hanno anche un sacco di tatuaggi, sia ragazze che ragazzi, ma non ho niente contro nessuno. Adesso sto scherzando e con quello che dirò adesso sto scherzando. Non mi piacerebbe, ad esempio, io avere un piercing magari sulla lingua e dover baciare un ragazzo. Perché darebbe un sacco di fastidio, secondo me. E viceversa, anche io da ragazza, magari senza piercing da nessuna parte, avere un ragazzo, soprattutto con un piercing sulla lingua, darebbe un po' fastidio baciarsi con un piercing sulla lingua, o sulle labbra, o sul naso, insomma. Finché sono sulle orecchie, i piercing, o magari sull'ombelico va anche bene, ci può stare, ma diversamente in altre parti del corpo magari danno un po' fastidio, anche no, se si ha. Un ragazzo o una ragazza, non lo so, sto scherzando, magari dico una cavolata. Poi la lingua è una parte delicata, come anche altre parti del corpo. Direi, quindi bisogna fare attenzione, ragazzi. Andate, un consiglio, andate dagli specialisti, non da amici di amici che conoscete, persone che conoscete, o magari i vostri amici vi dicono vai da lui perché io sono andata da lui, vai anche tu. E magari è un macellaio, ok? È un modo di dire, ma... Anche i tatuaggi, soprattutto i tatuaggi e i piercing, andate da chi ne sa, da chi lo fa per lavoro da anni, da chi è capace a farlo, non da uno sprovveduto, insomma, da un giovane, da un bambino, da un ragazzino che fa i tatuaggi da poco e allora per prendere dei soldi fa il tatuaggio, ma magari li fa pure male e vi fa pure infezione sia il piercing che i tatuaggi. Fate attenzione, ragazzi, mi raccomando, fate attenzione a non andare da. Da macellai, veramente, da gente che non sa da che parte iniziare a fare i piercing. E idem i tatuaggi, perché la pelle è una parte delicata, cioè tutto il corpo è delicato, qualsiasi persona. La pelle è delicata e bisogna trattarla bene, bisogna veramente che i piercing e i tatuaggi non facciano infezione, quindi non andate da chiunque solo per risparmiare i soldi, ecco. Che anche lì il prezzo, sicuramente i tatuaggi costano di più. Di un piercing che è una pallina piccola colorata. Non andate dai cinesi, non fate il fai da te, il self-service, non mettetevi da soli i piercing a casa, mi raccomando, non fate cazzate. A qualsiasi età, soprattutto quelli più giovani, lo dico io. Non mettetevi da soli se non siete capaci.
o non fateveli mettere dai vostri amichetti, dal vostro fidanzatino o fidanzatina del momento, perché magari vi fa veramente ancora infezione, dovete andare all'ospedale. Cioè, ragazzi, usate la testa, mi raccomando, eh. Io non voglio farvi da madre, ma visto che siete quasi tutti più piccoli di me come età, vi faccio quasi la madre. Siete tutti dei genitori, quindi non devo farvi da madre, però mi viene spontaneo fare un po' da Croce Rossina. Ce l'ho nel DNA. Mi sa, l'infermierina. Vabbè. Voi se avete piercing o tatuaggi, soprattutto piercing, fatemi sapere se vi piacciono, dove ce l'avete. Spero non in zone intime, mi raccomando anche lì, mamma mia. Io sentivo delle persone anni fa, conoscenti, eccetera, che mi dicevano io ho anche i piercing nelle parti intime. Anche lì, de gustibus, vabbè, io non so con che coraggio. Però vabbè, io sono sincera, scusate. Ognuno nella propria pelle fa cosa vuole, ma io non riuscirei mai. Faccio fatica a pensare di mettermelo sul sopracciglio. Pensa se me lo metto nelle parti basse, insomma. No, non ce la farei. Poi se vi piacciono i piercing, fateveli. Se vi piacciono i tatuaggi, fateveli. La pelle sì, con gli anni si raggrinzisce, però sarà un ricordo, sia il tatuaggio che il piercing, magari, soprattutto i tatuaggi. Fateli se avete, se hanno un significato, e fate le cose con la testa, in generale, questo è il discorso. Io il tatuaggio magari me lo farò, chissà quando, i piercing non me li faccio, su di me non mi piacciono. E basta, grazie per la richiesta. Commentate, fatemi sapere voi cosa ne pensate, ok? A presto.